Si chiamava Bolek Payan, era uno psichiatra americano, anche abbastanza noto. Dopo 5 giorni di tempo era letteralmente scomparso da casa ed è stato ritrovato privo di vita, pensate, sotto il ghiaccio di uno stagno. Lo stagno era ghiacciato, al di sotto di questo stagno si è trovato il corpo dell'uomo in questione. Dal Michigan è stato in America per colpa della bufera di neve che sta coinvolgendo gli States. L'uomo non faceva ritorno a casa da ben 5 giorni. Erano state avviate le ricerche infruttuose, le forze dell'ordine hanno scandagliato anche i ghiacciai, hanno fatto dei buchi in superfici di uno stagno, hanno ritrovato il corpo ormai gelato, morto, cadavere dell'uomo in questione, ormai assiderato. È la bufera della morte, così viene etichettata questa che sta riguardando, ormai coinvolgendo gli Stati Uniti d'America, e vi ricordo che il freddo è devastante in un paese meraviglioso come l'America. Vi ringrazio per l'ascolto. Adesso ci saranno tra qualche giorno i funerali dell'uomo che non c'è più e che è passato idealmente parlando a miglior vita. Bolek Payan, riposa in pace. Amen.